questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa fantastica maxi coda di drago che io ho chiamato Alina. Prima di dirvi tutto vi dico una cosa: in realtà io questa coda di drago l'avevo fatta durante una diretta fatta ultimamente su Facebook, nel quale appunto spiegavo come farla con una cake di questo filato Alina, che vi ho già presentato in uno short qualche settimana, qualche no, forse 2 settimane fa. Però che è successo? Ho sbagliato e invece di conservare la diretta sul gruppo Facebook per sempre, l'ho conservata solo per 30 giorni e siccome Facebook non mi permette di modificare questa cosa, ho deciso appunto di fare il tutorial, quindi ho ripetuto come fare i giri per poterla realizzare, che tranquilli sono 9 di base, poi 6 giri che vanno sempre ripetuti e va a crearsi questa maxi coda di drago. Ora, per realizzare la coda di drago, come vi ho detto, io ho utilizzato il filato Alina, questa cake da 250 grammi che misura 1000 metri ed è 50% acrilico, 50% lana. Io ho utilizzato la cake numero 13, ma voglio farvi vedere anche altri colori che sono fantastici. Guardate qui che meraviglia e che trovate sempre disponibili sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Per quanto riguarda la coda di drago, come vi ho detto, sono 6 giri che vanno sempre ripetuti e sono 6 giri molto semplici, perché in realtà di 6 giri uno cambia il primo giro e gli altri due si ripetono, quindi veramente semplicissima, ma nel tutorial vi spiego bene tutto. Vi dico solo la grandezza, perché l'ho chiamata maxi coda di drago, perché usando tutta la cake mi è venuta lunga 240 centimetri, quindi capite che lunghissima, e mi è venuta larga, quindi diciamo la parte più larga, questa è la punta, questa è la parte più larga che, come potete vedere, va fino indietro, è di circa 102 centimetri. Quindi non solo la potete sfruttare come coda di drago e guardate che meravigliose sfumature vengono fuori, dopo la prendo e ve la faccio vedere anche meglio, ma la potete sfruttare anche come copricostume, o in realtà come pareo, proprio perché è lunghissima, diventa larga e quindi perfetta per essere usata anche come pareo, naturalmente come pareo per una taglia SM, però come coda di drago anche per una taglia LXL questa viene grandissima ed è bellissima, ed è per questo che io ve la consiglio di sfruttare sia in primavera. Guardate qui quanto è grande, vedete, io me la posso avvolgere e usare appunto come un pareo, ma lo metto qui così si vede meglio. Però vedete, copre veramente bene, quindi per le taglie, in realtà potete fare anche un doppio giro in questa maniera, quindi è perfetto anche appunto come vi dicevo come pareo, proprio perché è lunghissima. Ora, per chi non la vuole così lunga e vuole utilizzare un filato diverso ma comunque sfumato, io vi consiglio il Brezza, questo perché so che lo sta usando anche una di voi che mi ha mandato già la foto dopo che ho fatto la diretta su Facebook. Se invece, vi faccio vedere il Brezza da vicino, eccola qui, vedete, è sfumata anche questa ma a un metraggio inferiore, quindi se non l'avete così grande potete usare il Brezza, oppure se volete un tinta unita io vi consiglio il Perla Fine, che è il filato che ho fatto che ho usato nel tutorial per farvi vedere bene il punto, siccome questa cake inizia comunque col nero, quindi non si sarebbe comunque potuto vedere. Quindi se volete un tinta unita ma volete la stessa leggerezza, vi consiglio il Perla Fine. Quindi io vi metto in descrizione anche i link a questi due filati. Detto ciò, noi come sempre mandatemi poi le vostre foto sulla mia pagina Facebook, oh, scusate, Uncinettando Vanessa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sfiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, come vi ho accennato inizio video, io questa coda di drago l'avevo fatta per una diretta sul gruppo di Facebook, solo che purtroppo ho sbagliato e la diretta entro, diciamo, 30 giorni, ma ormai sono già passati alcuni giorni, si cancellerà e purtroppo Facebook non mi permette di cambiare questa cosa che ho sbagliato, quindi di farla restare per sempre, ed è per questo che ho deciso quindi di farvi il tutorial anche qui su YouTube, in modo tale che il video qui resti per sempre, perché non si cancella a meno che YouTube non mi chiude il canale, ma non dovrebbe essere così rispetto a tutte le regole. E quindi vi farò vedere appunto come andare a realizzare questa stupenda coda di drago. Guardate, io la sto lavorando e la sto lavorando con appunto la cake Alina. Il colore che ho scelto io è il numero 13, questo qui, che se non mi sbaglio ho chiamato pagliaccio, però come potete vedere ci sono anche altri colori. C'è questa che io ho chiamato tramonto, c'è quest'altra che invece è la fumo e cenere, però ce ne sono anche altri colori. E
è il fatto che io sto realizzando una sola cake e vi posso assicurare che mi sta venendo lunghissima. E la particolarità è che, come potete vedere anche dalla cake, all'inizio il colore è tutti i quattro fili, perché il filato è composto da quattro fili, sono tutti di uno stesso colore. Poi man mano si passa tre fili di un colore e uno di un altro, due fili di due colori diversi, di nuovo tre fili di un colore e uno di un altro, fino andando ad arrivare al centro, dove si torna a lavorare quattro fili dello stesso colore. Per questo c'è questa gradazione che io mi piace tantissimo. Vedete qua, è nera, inizia a essere nera e gialla, più gialla che nera, sempre più giallo che nero, scompare il nero, inizia ad arrivare il verde, però abbiamo ancora la priorità del giallo. E qui invece vediamo che il verde comincia a essere più predominante rispetto al giallo, finché poi non si passa al rosa. E vedete, scompare il giallo, c'è predominanza del verde e del rosa, e man mano prende predominanza il rosa. Questo è per questa cake che sto usando io, che, come vi ho detto, è la 0, scusate, è la 13. Però, come potete vedere, questo succede anche con le altre cake. Si va dai primi fili, che sono tutti dello stesso colore, si cambia man mano e poi si arriva al centro, dove di nuovo sono tutti dello stesso colore. Io sto ancora lavorando questa coda di drago e vi dico già che mi verrà lunghissima, in quanto io ho appena iniziato la colorazione rosa e blu e sono già intorno ai 200 centimetri, quindi mi verrà veramente lunghissima. Ed è bello questo, perché poi soprattutto per chi ha le taglie più grandi, che comunque con una cake a volte la coda di drago non viene larga e vaporosa come si vorrebbe, e però per chi è taglia più piccola come me potrebbe usare questa coda di drago anche come copricostume. Vi darò la certezza una volta che l'avrò finita, però la misurazione è precisa e me lo sarò indossato e l'avrò indossato, scusatemi. Comunque adesso vi spiego come andare a realizzare il punto della coda di drago utilizzando un altro filato, perché col nero qua non si vedrebbe, e quindi con un altro filato, ma lavorando sempre con lo stesso uncinetto, ossia con l'uncinetto del 3,5. Quindi andiamo a fare, io lavorerò col verde, così si vede, ed è lo stesso colore che ho lavorato anche nella diretta di Facebook, e vi dico che il filato che sto lavorando è il Perla Fine. Quindi, se non volete una colorazione sfumata ma volete una tinta unita, il mio consiglio per avere comunque questa coda di drago primaverile estiva è quella di utilizzare appunto il Perla Fine, perché è sottile, è morbido, è un po' lucente come filato. Vi faccio vedere appunto il gomitolo, quindi io vi consiglio, se volete un tinta unita, appunto, di optare per il Perla Fine, che trovate sul sito anche quello in sconto, in quanto è un filato che non riassortirò quest'anno e quindi voglio far fuori quello che mi è rimasto, però ci sono molti colori ancora a disposizione. Quindi andiamo a fare il nostro, appunto, il nostro anello magico e anello cerchio magico. All'interno dell'anello magico andiamo a fare 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, rientro, scusate, non ho tolto la suoneria al telefono come al solito, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Questo che andiamo a fare adesso sono, chiamiamoli, dei giri base, perché faremo prima 9 giri e poi dopo questi 9 giri inizieremo a fare i 6 giri che vanno sempre ripetuti, che poi alla fine noterete che sono sempre gli stessi, cambia solo un giro dei 6, gli altri 2 sono uguali, quindi cambia solo il primo giro, ma gli altri 6 sono due giri che gli altri 5 sono due giri che si ripetono, che sono anche gli stessi che faremo adesso. Comunque iniziamo col giro base, quindi ho fatto le due maglie alte, catenella, rientro, altre due maglie alte, catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, rientro e vado a fare una maglia alta doppia, chiudo l'anello magico, mi giro, andiamo a fare il giro successivo e vado a realizzare 4 catenelle che sono la mia prima maglia alta doppia, una catenella di separazione, prendo il filo, entro nel primo archetto e vado a fare due maglie alte, una e due, vado nell'archetto successivo e vado a fare il mio ventaglio, e il ventaglio corrisponde in due maglie alte, una, due, catenella di separazione, rientro, due maglie alte, una, due, mi giro con la lavorazione. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro base. Con delle maglie bassissime mi porto sempre all'interno dell'archetto del ventaglio,
e all'interno dell'archetto facciamo sempre il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle, rientro maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto che mi separa la maglia alta doppia dalle 2 maglie alte e vado a fare 2 maglie alte, una, due, catenella, rientro altre 2 maglie alte, una e due. Noterete che i numeri, i giri dispari sono quelli che ci servono per far in modo che poi si aumenti la lavorazione, quindi la coda di drago venga ad aumentare da un lato. Quindi adesso io vado a fare la catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sempre nella quarta catenella e vado a fare la mia maglia alta doppia. Vedete? In questa maniera io ho allargato la mia lavorazione. Quindi mi giro e vado a fare il quarto giro. 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, catenella di separazione, rientro nell'archetto di una catenella e vado a fare 2 maglie alte, una e due. E poi vado a fare un ventaglio in ogni ventaglio. Infatti vedete qui adesso io ho 2 ventagli, quindi entro nel primo e vado a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte. Catenella, rientro 2 maglie alte. Ventaglio successivo, di nuovo ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Ci giriamo con la lavorazione e di nuovo maglie bassissime e andiamo a fare il quinto giro base. Quindi entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte, ventaglio nel ventaglio successivo, quindi 2 maglie alte, catenella, di nuovo 2 maglie alte, una, due. Entriamo nell'archetto che mi separa le 2 maglie alte dalla maglia alta doppia e andiamo a fare il ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte, catenella, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro sempre nella quarta catenella e vado a fare la mia maglia alta doppia. E vedete, da 2 ventagli siamo passati a 3, quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il sesto giro. 4 catenelle che sono maglia alta doppia, catenella di separazione, rientriamo 2 maglie alte, una, due, un ventaglio in ogni ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Quindi come vedete, i giri da fare alla fine sono 2, che vanno sempre ripetuti. Però, come vi ho detto, noi adesso facciamo 9 giri nella prima codina, ma poi per fare le squame della nostra coda di drago andremo a fare solo 6 giri, di cui il primo è diverso dagli altri e a me serve più che altro per dare più movimento alla coda di drago, far vedere appunto meglio la differenza tra gli scalini. E poi gli altri 5 giri sono sempre i 2 giri che vanno ripetuti. Quindi siamo al sesto giro, mi giro e vado a fare il settimo. Quindi come sempre andiamo a fare le nostre maglie bassissime. Perdonate, mi sto litigando un attimo. Ok, nostre maglie bassissime fino ad arrivare all'interno dell'archetto. E di nuovo 3 maglie alte, 3 catenelle, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte. Ventaglio successivo, di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Ventaglio successivo, 2 maglie alte, archetto, rientro 2 maglie alte. E di nuovo mi trovo dove ho le 2 maglie alte, la catenella e la maglia alta doppia e vado a fare il mio ventaglio. Quindi 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte,
catenella, prendo due volte il filo sull'uncinetto, entro nella quarta catenella e vado a fare la mia maglia alta doppia. Ci giriamo con la lavorazione, ottavo giro, 4 catenelle che sono sta maglia alta doppia, catenella di separazione, rientriamo 2 maglie alte, 1 2, e poi andiamo a fare un ventaglio in ogni ventaglio. Quindi ripeto, solamente 2 sono i giri che vanno ripetuti e, come vi ho detto, sono veramente semplicissimi. Vi farò vedere però cosa cambia quando andiamo a fare lo scalino e poi andremo a fare la lavorazione tranquillamente. Dopo riprendo anche la coda di drago, così vi faccio vedere anche un'altra cosa. Quindi vado a fare i miei 20 che ho fatto qui, ho sbagliato, 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Vedete che ad ogni volta che ricominciamo a fare il nostro giro aumenta un ventaglio. Questo proprio perché si va ad aumentare e a crescere di lato la nostra coda di drago. Perfetto, ci giriamo ancora con la lavorazione e andiamo a fare di nuovo delle maglie bassissime e siamo al nono giro, quindi l'ultimo. Quindi sempre 3 catenelle e ventaglio in ogni ventaglio, quindi 2 catenelle, 1 catenella, 2 maglie alte, ventaglio successivo di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientriamo 2 maglie alte. Il filo ha deciso che oggi deve scocciare. Ventaglio successivo, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, ventaglio successivo, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte. Quindi entriamo nell'archetto successivo, che è l'ultimo, quindi tra le 2 maglie alte e la maglia alta doppia andiamo a fare il nostro ventaglio. 2 maglie alte, catenelle, 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione, prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. Perfetto, adesso dobbiamo andare a fare il nostro scalino, quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare in questa maniera. Quindi mi raccomando, primo giro dei 6 che dobbiamo andare a fare, i giri sono sempre gli stessi, cambia solo il primo giro che serve appunto a delineare meglio lo scalino. E andiamo a fare sempre 4 catenelle che sono sta maglia alta doppia, catenella di separazione, entro nell'archetto, nel primo archetto vado a fare una sola maglia alta, vado nel ventaglio e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, ventaglio successivo, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Vedete, abbiamo cambiato lavorazione. Ventaglio successivo, maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Ventaglio e ultimo ventaglio in cui andiamo a lavorare, perché questo lo lasceremo libero appunto per creare il nostro scalino, andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. Adesso ci giriamo con la lavorazione e andiamo a lavorare i giri che abbiamo sempre lavorato. Quindi io con una maglia bassissima entro nell'archetto e vado a fare 3 catenelle, rientro maglia alta, catenella, rientro altre 2 maglie alte, 2 maglie al ventaglio nel ventaglio successivo, quindi 2 maglie alte, chiamo anche questo ventaglio perché comunque è formato da una maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Maglia alta, seconda maglia alta, catenella, rientro 2 maglie alte. Ventaglio successivo di 2 catenelle, entro e vado sempre a fare il mio ventaglio, 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Archetto successivo del ventaglio,
2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte. Prendo il filo, vado nell'archetto della maglia alta doppia e della maglia alta e vado a fare il mio ventaglio. 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte, catenella, maglia alta doppia all'interno della quarta catenella. E poi ricontinuo, mi giro con la lavorazione, 4 catenelle, catenella di separazione, rientro 2 maglie alte, quindi adesso torno a lavorare normalmente i miei giri e ventaglio in ogni ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte e continuo così a ripetere i miei due giri che abbiamo fatto fino adesso, fino ad arrivare ad un totale di 6 giri, compreso quello con lo scalino. Vi faccio vedere appunto dalla lavorazione che sto facendo, così capite meglio, però i giri, come abbiamo visto, sono sempre questi. Vedete? La lavorazione viene in questa maniera. Questo è il mio scalino, quindi il giro con il ventaglio fatto da una maglia alta, 2 catenelle, vado a lavorare i miei due giri per un totale di 6 e poi vado a fare nuovamente lo scalino, quindi nuovamente il giro di maglia alta separata da 2 catenelle, però saltando l'ultimo ventaglio, e si vanno a ripetere sempre questi giri, quindi davvero semplicissimo. Vedete, questo era il mio la mia codina iniziale, però come potete, ecco, se l'appoggio qua si vede meglio, ecco, vedete, qui erano 9 giri perché era l'inizio, però sono sempre 6 giri. Quindi questa è la lavorazione, io continuo a lavorare la mia coda di drago e vi dirò alla fine quanto mi è venuta lunga. Allora, io ho terminato la mia coda di drago ed è enorme, con una sola cake, vi basta pensare, guardate, per prima di tutto che bellezza. Io ho fatto questa coda di drago che è venuta lunga 240 centimetri e raggiunge una larghezza massima, quindi l'ultimo giro, di che io alla fine ho ripetuto l'ultimo per terminare tutta la cake, soltanto i due giri dell'ultimo scalino, e da qui alla punta sono circa 102 centimetri, mentre per tutta la lunghezza, e guardate che meraviglia, sono circa 240 centimetri. Quindi può essere usata non solo come coda di drago, ma anche come un bel pareo da indossare in estate, perché appunto viene lungo e quindi si può avvolgere intorno al corpo, quindi viene perfetto anche per essere usato come pareo. Io lo adoro, è veramente fantastico. Quindi anche questa creazione è terminata.